verità è che da un secolo a questa parte la Germania ha spesso disconosciuto le sue qualità più profonde e ha sopravvalutato certi suoi impulsi quotidiani. C'è una massa di gente di là. Quotidiani. Di qui la sua funzione sempre immensa nella civiltà e le sue disavventure nella storia. La casa sarà piena prima che il signor Sigfrido sia tornato dal Parlamento. È per questo che essa ha potuto considerare come un omaggio ai suoi atti effimeri la stima e la deferenza che sono tributati alla sua vita nazionale istintiva. Basta così? Era questo il pezzo del discorso del signor Sigfrido che vi mancava? Sempre a disposizione della vostra agenzia. Eccomi a te. Il signor Sigfrido sarà qui fra 5 minuti. Chi c'è da sistemare ancora? I presidenti delle corali che devono sfilare fra poco cantando. Sono molti? 40. Mettili nel salone grande, poi? I difensori della Costituzione di Weimar. Quanti sono? 7. È soltanto una delegazione. Mettili nello studio piccolo. E a me, Muck? Dove mi metti? Voi qui, signor barone. Dove vuoi che vada? Sono qui, posso essere certo che nessuno mi cerca. Eri alla seduta? Sì, c'ero. Sembra che il Parlamento voglia pregarmi di lasciare il paese per qualche tempo, non è così? Esatto. È Sigfrido che ha proposto il decreto? No, ma l'ha appoggiato. E nessuno ha protestato. La vostra assenza vi aveva messo tutti contro. I vostri amici hanno creduto che li aveste abbandonati. Ero prigioniero nella mia camera, Muck, sotto la sorveglianza di 2 soldati. Non ho potuto liberarmi che 2 minuti fa, ed era già troppo tardi per la seduta. Ma la continueranno qui, la seduta, te lo assicuro. Qui? Non vorrete mica rimanere qui, ed è qui che deve passare il signor Sigfrido. Sentite le acclamazioni, sta arrivando. E com'era Sigfrido dopo il suo trionfo? Calmo e modesto, come si addice ad un'anima nobile? Era stanco e felice. Per la prima volta l'ho sentito felice. Per la prima volta nel pieno dell'azione l'ho visto confondere, per così dire, il mantello dell'avvenire con quello del passato. Gli errori del guardaroba non sono mai proficui. Felice. Benissimo. L'aspetterò qui, Muck. Voglio vedere l'effetto della felicità sul suo viso. Mi spaventate? Non avete armi, immagino. Cosa volete fargli? Niente. Semplicemente quello che si faceva un tempo agli impostori. Il Medioevo aveva dei sistemi eccellenti. Scorticarlo vivo. Hai il telefono da basso? Sì, nella mia stanza. Telefona alla signorina Pratt da parte di Sigfrido e dille che venga subito per la lezione. La lezione? Volete che il signor Sigfrido prenda una lezione in un momento come questo? E come no? Sarà un ottimo esercizio. Non può fargli che del bene filtrare i suoi pensieri bollenti attraverso una lingua fresca per stiebilirli un po'. Vai, sbrigati. È lui, signor barone. È Sua Eccellenza che sale. Benissimo. Sua Eccellenza si degni di salire. Siete in ritardo, Zelten. È un'opinione. Sono convinto invece che i vostri amici ritengono che io sia in anticipo. Che cosa fate qui? Lo sapete che dovete lasciare Gotha entro domani? Domani l'avrò lasciata, ma non da solo. Spero d'altronde che mi si farà l'onore di una notifica ufficiale. L'avete già? Ve la faccio io. Voi? Si può sapere a quale titolo vi credete autorizzato a farmela? Al titolo più semplice. In qualità di tedesco? Non è un titolo semplice, è ragguardevole. Non tutti lo possiedono, non è vero, Eva? La signorina Eva non ha niente a che vedere in tutto questo. Oh, vi ingannate. Invece Eva ha a che vedere
E molto. Vi proibisco di pronunciare una sola parola contro di lei. Contro di lei? Contro di lei? Io non ho nulla da dire contro di lei. L'ammiro, anzi, per aver sacrificato la sua giovinezza e la sua coscienza a quello che lei crede essere la Germania. Risparmiate il vostro spirito per quelle taverne di Parigi, dove vi siete fatta del nostro paese un'idea così misera e buffonesca. Riconoscerete che meritavo un congedo un po' più solenne. Sì, Sigfrido, fra un'ora avrò lasciato Gotha. Ma avete torto se credete di essere voi a cacciarmene, o la Germania. Va bene, io insisto a credere che i veri tedeschi hanno ancora l'amore delle piccole sovranità e delle grandi passioni. A questo proposito, anzi, avevo preparato dei bei manifesti con i quali speravo di poter coprire i vostri poemi sulle imposte addizionali e sulla creazione delle prefetture. Ma mi è mancata l'ultima arma, la colla. Ciò che mi esilia dalla mia patria, ciò che ha provocato la resistenza dell'impero e l'aiuto che vi ha concesso, non è il vostro spirito di decisione, non sono i vostri ordini per geniali che possano essere. Sono due telegrammi indirizzati a Berlino e che ho potuto intercettare. Eccoli. Fatemi la cortesia di leggere il primo, Waldorf. Morgan Rockefeller a Presidente Reich. Se Zelten rimane Gotha, annulliamo contratto a fosfati artificiali. Ed ecco il secondo. Viene da Londra. Per il signor Stinnes, se Zelten resta al potere, provochiamo rialzo Marco. È tutto. Ecco le due minacce che corrispondono alle scomuniche di un tempo e che hanno spinto contro di me la destra. I cattolici, il fosfato artificiale, ecco la nostra canossa. È strano che io non abbia ricevuto dei telegrammi così concepiti. Se Zeltene presidente, musicisti tedeschi annullano sinfonie Beethoven. Se Zeltene reggente, filosofi tedeschi ormai incapaci definire imperativo categorico. Se Zelten re, liceali tedeschi rifiutano cogliere mirtilli al canto del merlo. Ma non insisto. Ho fatto l'ultimo sforzo per impedire alla Germania di divenire una società anonima. Ho fallito. Che il nostro reno, agitato per un istante, possa dunque calmarsi sotto gli oli minerali. E adesso, Sigfrido, a noi due. Fate uscire i generali. Sono i miei testimoni. Infatti, hanno tutta l'aria di essere venute a sorprendermi in flagrante delitto di adulterio con la Germania. Ebbene sì. Sì. Sono ancora pieno del suo profumo. Di tutto quell'odore di polvere, di rose e di sangue che si spande nell'aria appena si tocca il più piccolo dei suoi troni. Ho avuto tutto quello che essa offre ai suoi amanti, il dramma, il potere sulle anime. Voi non potrete mai avere da lei che dei festeggiamenti da comizio agricolo, che degli entusiasmi di cooperative, tutto quello che la Germania regala ai suoi domestici. Fate uscire quella truppa, vi dico, devo parlarvi da solo. Non ho né il diritto né la voglia di avere un colloquio a solo con voi. Che restino, allora. Tanto peggio per voi. Del resto questo rientra nella tradizione.
Ogni volta che la fatalità si prepara a calare su un punto della terra, lo ingombra di uniformi. È il suo modo di essere congestionata. Quando Edipo venne a sapere che aveva per moglie sua madre e che aveva ucciso suo padre, volle raccogliere intorno a sé tutti gli ufficiali superiori che si trovavano nella capitale. Noi siamo degli ufficiali generali, Zelten. Devo far smettere questa commedia, eccellenza. Guardate il volto di Eva, Ledinger. Vi accorgerete che questa non è una commedia. Quelle labbra sbiancate, quella piccola ruga che attraversa la fronte dell'eroina, quelle mani che si stringono senza amicizia, come mani estranee, è da questi segni che si riconosce la tragedia. È il momento in cui i macchinisti fanno silenzio. Il suggeritore abbassa ancora di più la voce e gli spettatori, che naturalmente hanno indovinato tutto prima di Edipo o di Otello, fremono all'idea di scoprire ciò che già sanno dell'eternità. Parlo degli spettatori non militari, perché voi non avete indovinato nulla, vero Waldorf? Eccellenza! No, lasciatelo parlare. Lui sì che ha indovinato. Non ascoltarlo, Siegfried. Lui sì che ha indovinato. Sente che si tratta di se stesso. I due corvi che prima volteggiavano sul capo di Siegfried in questo momento passano sul capo del suo gemello. Risparmiateci le vostre metafore. Parlate. Scusatemi. I tedeschi amano le metafore. Con voi oramai dovrò evitarle. Si tratta di me, Siegfried? Di voi, non di Siegfried. Del mio passato? Del vostro passato. Quale nuova menzogna sta per dettarvi il vostro odio? No, non vi odio. Noi uomini politici non sciupiamo il nostro odio che per dei compatrioti. Avete scoperto il mio cognome? Non si tratta del vostro cognome. Le insinuazioni scherzose che sto prodigando da un minuto dovrebbero avervi messo sulla buona strada. Ho scoperto ciò che sospettavo da tempo. Ho scoperto che chi giudica col suo cervello, chi parla con la sua intelligenza, chi calcola con la sua ragione, questi non può essere un tedesco. Non credo una sola parola di quello che state dicendo. No, non me ne meraviglio. Ho una giornata cattiva. Oggi gli stessi tedeschi traboccano di senso critico nei miei riguardi. Bisognerà costringervi a parlare? A parlare? Ma ho già parlato. E non dirò una parola di più. Ci tengo a passar vivo la frontiera. Del resto, il mio compito è finito. Sta ad Eva continuare la scena. Vi disprezzo, Zelten. Se fra qualche minuto non disprezzerete voi stessa, riconoscerò che siete più forte di me. Non so nulla di quello che ha detto, Siegfried. Eva sa tutto, Siegfried. Potrà darvi tutti i dettagli sul vostro arrivo all'ospedale, sull'accento singolare dei vostri lamenti, sulla piastrina militare straniera che portavate al polso. Io ho sempre venduto la verità all'ingrosso. Basta così. Andatevene. Ah, Siegfried. È un peccato che non vi piacciano le metafore e gli apologhi. Vorrei raccontarvi quello della volpe che si intrufolò nell'assemblea degli uccelli e si trovò all'improvviso sola, allo scoperto, quando gli uccelli presero il volo. Le ali stanno già aprendosi, Siegfried. Guardate come fremono le penne. L'uccello Goethe, l'uccello Wagner, l'uccello Bismarck,
tendono già il collo. Un gesto di Eva e voleranno via, tutti. Uscite! Ecco che parte l'uccello Zelten. Signori, la farsa è finita. Ciascuno riprende il suo posto. Io resterò qui. Verrete a informarmi se sarà necessario. Appunto, Eccellenza. Cosa devono suonare le bande dei nostri reggimenti entrando in città? Ma che domanda! Il nostro inno. L'inno tedesco. Sono tedesco, Eva. Cosa dici? Tedesco? Sono tedesco, Eva. Posso risponderti? Dal fondo della mia anima. Sì, Siegfriedo, sei un grande tedesco. Ci sono delle parole che non tollerano aggettivi. Non si può dire a un morto che è un gran morto. Sono tedesco, Eva? Sono loro che ti hanno già risposto. Bene, adesso è la tua volta. Ero tedesco quando ti sei chinata su di me e mi hai salvato? Mi hai chiesto dell'acqua in tedesco? Ogni soldato che va all'assalto sa dire acqua in tutte le lingue nemiche. Ma che accento avevo io quando ho chiesto dell'acqua? Mi hai detto che sapevi riconoscere la città e la provincia dei feriti dai loro lamenti. Io non ho chiesto soltanto dell'acqua, mi sono anche lamentato. Coraggio in persona. Cosa fai, Siegfriedo? Chiamo la folla e mi denuncio. Siegfriedo! Questa è l'ultima volta che rispondo a questo nome. Quando eri senza memoria, senza conoscenza, senza passato, quando non avevi altro linguaggio, altri gesti che quelli di un povero animale ferito, allora può darsi che tu non fossi tedesco. Ecco, e allora chi ero allora? Né io. Nell'ufficiale medico lo abbiamo mai saputo. Lo giuri? Lo giuro. La signorina Genevieve Prat. Adesso vai pure. Era Zelten quello che ho incontrato tra due soldati? Era Zelten. Lo fucileranno. Rassicuratevi. Lo riaccompagnano al treno che lo porterà al suo vero paese. Il suo vero paese? Sì, all'incrocio fra Boulevard Montmartre con Boulevard Montparnasse. Ma è impossibile. Non mi credete? Parlavo di quei due boulevard. Uno è al nord e l'altro è al sud della città. È poco probabile che possano incontrarsi in un incrocio. Bisognerà che veniate a Parigi per conoscere le nostre strade. Perché mi avete fatto chiamare? Per la lezione? La lezione? Sembrate stanco. Sedete. Avevo intenzione di chiedervi delle lezioni di tedesco in cambio delle mie di francese. Sapete? Ho intenzione di restare qui, di studiare con uno dei vostri scultori e di prendere una ragazza tedesca per modella. Verrò a trovarvi spesso, se le mie visite vi fanno piacere. Vorrei
vorrei sapere la vostra lingua fra qualche mese. Uno straniero ci impiega molto a imparare il tedesco. Io ci ho impiegato 6 mesi. Cosa stanno suonando? È l'inno tedesco. E non ci si deve alzare in piedi? Sì, ci si alza. Tranne che non si sia moribondi, vinti dalla vita o stranieri. Vi alzate? Avete vinto la vita fino a questo punto? Voglio salutare l'inno del paese della musica. Perché voglio fare anche della musica. Diventare musicista come lo sono tutti qui. Credete che si possa imparare? Io ci ho messo 6 mesi anche per la musica, ma per me devono aver fatto un forfait generale. Il francese diventa una lingua arcana quando lo parla un tedesco. Che cosa avete? Poco fa vi ho visto passare tra la folla. Ammiravano la vostra forza, la vostra salute. Decisamente il nome Siegfriedo non porta fortuna a questo paese. Questo corpo pieno di forza e di salute è quello di un tedesco che muore. Che muore? Sì. Me l'ha confessato Eva poco fa. Mi hanno ingannato. Io non sono un tedesco. Voi state soffrendo. Ah. È un genere di morte che non può fare a meno della sofferenza. Chi ha una famiglia, una casa, una memoria, può staccarsi dalla propria patria senza troppo dolore. La mia famiglia, la mia casa, la mia memoria erano la Germania. I miei infermieri me l'hanno fatta scivolare alle spalle tutta intera. La sua storia era la mia sola giovinezza. Le sue glorie, le sue disfatte, i miei soli ricordi. E io mi ero così costruito un passato scintillante col quale mi illudevo di poter illuminare quella larva informe e opaca della mia infanzia. E ora tutto si spegne. Povero caro. Tutto si spegne. Io non ho paura della notte, no. Ho paura di un essere oscuro che sale in me, che prende la mia forma e che avvolge nelle sue ombre tutto quello che si agita ancora nel mio pensiero. Io non oso nemmeno più pensare. Non restate così. Guardatemi. Alzate la testa. Ma non oso nemmeno muovermi. Al minimo movimento tutto l'edificio che ancora è in me cadrebbe sgretolato. Alzare la testa perché? Per vedere su quei muri tutti quegli eroi e tutti quei paesaggi che improvvisamente vi diventano ostili e stranieri? Geneviève, pensate quello che deve provare un ragazzo di 7 anni. Quando i grandi uomini, le città e i grandi fiumi della sua patria improvvisamente gli voltano le spalle. Ecco, guardate, mi rinnegano. Non è vero. Io non sono più tedesco. È come semplice. Basta cambiare tutto. Le mie vittorie non sono più Sedan o Sedova. La mia bandiera non ha più delle strisce orizzontali. I punti cardinali mi girano intorno. Tutto ciò che prima mi sembrava esempio di onore e di lealtà, adesso si trasformerà in simbolo di brutalità e di tradimento. Una metà degli esseri umani potrebbe cambiare nome e nazione senza soffrire. Una metà almeno. Tutte le donne. Questo ronzio che io sento e questo barbaglio di luce davanti agli occhi non sono nulla. Non sono altro che 60 milioni di tedeschi
con i loro milioni di avi e i loro milioni di discendenti che si preparano a prendere il volo intorno a me. Come diceva Zelten. È vero, basta che io pensi a uno di quegli uomini che tanto ho amato, perché subito lo senta allontanarsi ad ali spiegate. Se sono veramente grandi, li ritroverete nella vostra nuova patria. Ma la mia nuova patria! Ma perché Eva non si è chinata di più su quel ferito? Perché non mi ha fatto ripetere quella parola acqua? Perché non mi ha costretto a dirla e a ridirla a costo di rendere la mia sete più crudele? Fino a raggiungere però e a sapere qual era l'accento che la colorava e riuscire a capire se mentre io la pronunciavo pensavo a un mare azzurro oppure a una palude o a un torrente. Eva con la sua fretta mi ha condannato ad una sete eterna e io la odio. Eva ha creduto di far bene. Eravate così in alto di fronte ai suoi occhi. Vi ha dato quella che credeva la patria più bella. Non aveva scelta. E ora sono io che devo scegliere. Non mi lasciatecela dietro, vi prego. L'unico conforto in questo istante è di non avere vicino nessuno degli amici di questa seconda esistenza che devo abbandonare, ma di essere vicino a voi. Di essere con una sconosciuta. Credete a tutto quello che gli altri mettono nella parola amico o parente. Io devo metterlo nella parola sconosciuto. Adesso tutto quello che so e che sapevo sprofonda e si allontana da me. Ed è proprio nel vostro viso e nella vostra presenza che io sento qualche cosa invece che rimane e che non si dissolve. E non riuscite a vedere nulla in questo volto sconosciuto? No. Vedo, sì, un calore e un pallore e sento che devono essere i segni di una grande pietà. E sotto questi segni cosa vedete? Ancora la sconosciuta, senza dubbio. Perché? Cosa volete dire, Genevieve? Non riuscite ad indovinarlo. Perché Zelten mi ha fatto venire qui? Perché da ieri, da quando vi ho riveduto, il mio cuore ad ogni momento si slancia e si arresta? Non riuscite ad indovinarlo. Avete detto quando mi avete riveduto. Il destino non dovrebbe mai affidare i suoi segreti ad una donna. Non posso più tacere. Spero non mi si farà una colpa se vi dico una dopo l'altra le tre frasi che mi bruciano le labbra da quando vi ho visto e che soltanto la paura di uccidervi ha potuto trattenermi. Eccole tutte e tre insieme. Sei francese. Sei il mio fidanzato. Sei tu, Jacques. Siegfriedo! Sono io, Siegfriedo. Aver diviso con te la mia patria è un delitto. Perdonami, Siegfriedo. Se aver raccolto un fanciullo abbandonato che tremava alle porte della Germania, averlo vestito con la propria tenerezza, averlo nutrito con la propria forza, se questo è un delitto, perdonami. Va bene, Eva. Lasciami ora, dai. Tutti i diritti ti davano a noi, Siegfriedo. L'adozione, l'amicizia.
la tenerezza. 2 settimane ho vegliato su di te, giorno e notte, prima che riprendessi conoscenza. Tu non venivi da un altro paese, venivi dal nulla. È un paese che ha del fascino. Se avessi saputo che la sorte doveva un giorno restituirti una patria, non ti avrei dato la mia. Ho saputo la verità soltanto ieri e ti ho mentito soltanto oggi. Ho avuto torto. Avrei dovuto dirti tutto io, perché questa rivelazione non può cambiare nulla ormai. Va bene, va bene. Ora vattene, addio. Perché addio? Non resti con noi. Con voi? Non puoi lasciarci. Non puoi abbandonarci. Ma chi? Noi tutti. Voi. Waldorf, Leidinger, le migliaia di giovani che ti hanno scortato fin qui oggi. Tutti quelli che credono in te. La Germania. Va bene, vattene. Lasciami. Non sono abituata a lasciarti quando c'è una ferita che ti fa soffrire. Ma dove vuoi arrivare, Eva? Al tuo vero cuore, alla tua coscienza. Ascoltami. Ho avuto su di te un intero giorno di anticipo per tentare di veder chiaro in mezzo a questa nebbia. Vedrai che domani tutto sarà chiaro anche in te. Il tuo dovere è qui. In 7 lunghi anni non ti è giunto un solo ricordo del tuo passato. Non c'è stato nulla che ti abbia ricondotto verso quel che avevi abbandonato. E ora tutte le cellule del tuo corpo si sono rinnovate. Tutte le prescrizioni sono estinte. Cosa dite voi, signorina? Io non dico nulla. Però non date questa impressione. Il vostro silenzio domina le nostre voci. Ognuno si serve del suo linguaggio. Ve ne supplico, guardatemi. Stiamo lottando tutte e due. Smettete di fissare gli occhi davanti a voi senza veder nulla. Ognuno ha i suoi gesti. Perché disprezzate una donna che combatte per il suo paese, mentre voi non combattete che per voi stessa? Perché non rispondete? Contro gli avversari che ho dovuto combattere finora, la sola arma era il silenzio. No. E perché qualsiasi vostra parola in questo istante non sarebbe che meschinità ed egoismo. Stavo pensando anche che delle voci più alte ripetono in questo momento al nostro amico tutto ciò che noi potremmo dirgli. Ma dopo tutto, forse non avete torto. Mostrargli una lotta che si impegna fuori dalla sua vita, non nelle pieghe della sua anima, ma fra 2 donne straniere, è forse il solo conforto che possiamo dargli. Posso anche tendervi la mano, perché non si creda conteso da potenze inconciliabili. Non arriverò a questo. Con quale diritto siete qui? Chi vi ha chiamato in questo paese dove non avete nulla da fare? Un tedesco. Zelten. Zelten. Zelten è un traditore della Germania. Lo vedi, Siegfriedo? Questo complotto non aveva lo scopo di correggere l'errore del passato, ma solo di toglierti al paese che spera in te e che ti ha dato quel che non sempre ha dato ai suoi re. Il potere e la stima. Va bene, ma ora lasciatemi. Andatevene tutte e due, ve ne prego. No, Siegfriedo. Perché, Jacques? Ecco, non potreste chiamarmi con un nome intermedio fra Jacques e Siegfriedo. Non c'è via di mezzo fra il dovere e i legami di cui questa donna è simbolo. Simbolo. Una francese segue troppo la moda per poter essere un simbolo. Non è altro che un corpo vibrante, sofferente, ma vestito all'ultima moda. Ad ogni modo state sbagliando. Se Jacques dovesse scegliere tra il dovere e l'amore, avrebbe già scelto da un pezzo.
È così facile. Togliere al dovere, come nelle tragedie, tutte le particelle d'amore che contiene. E all'amore, tutte le particelle di dovere di cui trabocca, per farne un peso decisivo, ma falso. Già che invece deve scegliere tra una vita splendida, non sua, e il nulla che gli appartiene. Chiunque esiterebbe al suo posto. Siegfriedo deve scegliere fra una patria di cui è la sola ragione d'essere, una patria che lui solo può salvare da un disordine mortale, e una patria dove il suo nome è appena scolpito sul marmo, dove è inutile, dove il suo ritorno non servirà ad altro che per un solo giorno, che a fornire titoli e giornali del mattino. Una patria dove nessuno, dal capo all'ultimo contadino, lo attende. Non è vero, forse? È vero. Non ha più famiglia, vero? No, non ne ha. Non aveva figli, nipoti? No. Era povero. Non aveva una casa in campagna, non possedeva un pezzetto di terra. No. Dov'è il tuo dovere, Siegfriedo? Qui hai 60 milioni di uomini che ti attendono. Laggiù, nessuno. Nessuno, infatti. Vieni, Siegfriedo. Ma no, c'è qualcuno che l'aspetta. Qualcuno forse è dir troppo, ma è certo un essere vivente. Un minimo di coscienza, un minimo di ragione. Chi è? Un cane. Un cane? Il suo cane. Davvero non ci avevo pensato, che ingrata. C'è il tuo cane che ti aspetta, Jacques. Tutti gli altri hanno rinunziato a te. I tuoi amici, i tuoi maestri, i tuoi allievi. Io stessa avevo rinunziato perché avevo rinunziato anche alla mia vita. La scomparsa di un uomo in guerra è un'apoteosi, un'ascesa, una morte senza cadavere che ci dispensa dai funerali, dai lamenti e anche dai rimpianti. Sembra quasi che lo scomparso si sia sciolto nell'aria che l'ha visto nascere molto più rapidamente di uno scheletro sottoterra. Ma lui non ha rinunziato a te. Ti aspetta. Ma è ridicolo. È più ridicolo di quello che pensiate. È un barbone. Bianco. E come tutti i cani bianchi in Francia, si chiama Blake. Ma Blake ti aspetta, Jacques. Ti aspetta fra i tuoi vestiti, ti cerca. A volte fruga per terra, ma più spesso ti cerca nell'aria, a quell'altezza dove è abituato a trovare il volto degli altri uomini. Lui non crede che tu ti sia reintegrato al tuo paese, atomo per atomo. Ti aspetta tutto intero. Smettete di scherzare. Sì, lo so. Vorreste che vi parlassi della Francia. Pensate che sia indegno servirsi di un barbone come esca per attirarlo. Siamo in una grande ora. Voi la rimpicciolite. Oh, sì. E un povero cane senza razza mi è sembrato oggi l'unico essere adatto ad impersonare la Francia. Io ve ne chiedo scusa, ma non sono abituata a queste lotte. E non ho trovato altro da dire a Jacques. La grandezza della Germania, la grandezza della Francia sarà certo un bel tema di antitesi e di contrasti
In mancanza di una guerra, impegnano una lotta in miniatura, un simbolico corpo a corpo intorno ad un uomo solo. È certo un bel dramma. Ma questo è il dramma di domani, Jacques. E si può sapere qual è il dramma di oggi? Il dramma di oggi, Jacques, è tra questa folla che ti acclama e quel cane, se vuoi, e quella vita sorda che spera. Non ti ho detto la verità dicendo che lui solo ti aspetta. Anche la tua lampada ti aspetta. Ti aspettano gli alberi del tuo boulevard, i vestiti passati di moda e nei quali finalmente ti sentirai a tuo agio. E che io ho sempre difeso dalle tarme. Chissà perché. È quel rivestimento invisibile che viene tessuto intorno ad un uomo dal modo di mangiare, di camminare, di salutare. Ecco la vera patria, Jack. Ecco quello che tu stai cercando. Me ne sono accorta da quando sono arrivata qui ed ho compreso quel tuo continuo disagio. Tutto ti aspetta in Francia. Tranne gli uomini. Qui, eccettuato gli uomini, niente ti conosce, niente ti comprende. Potrai rimettere quegli abiti passati di moda, Siffredo, ma chi ha sentito per 7 volte il gelo del vecchio inverno tedesco e il tepore della più giovane e vibrante primavera d'Europa, credimi, è per sempre insensibile ai climi e ai sentimenti temperati. Non sei più abituato alle terrazze dei caffè, ma all'ombra dei nostri faggi giganti, alle nostre città ricolme, a quel parossismo dei paesaggi e delle passioni che solo può dare all'anima la sua pienezza. Te ne scongiuro, non cambiare questo cuore sconfinato che ti abbiamo dato con quello strumento di precisione, quella sveglia che suona prima di ogni emozione, un cuore francese. Scegli, Siffredo. Non è un cane che questa donna ha posto in agguato nel suo paese. Sei tu stesso. Tu in incognito, ignorato, perduto per sempre. Non sacrificarti alla tua ombra, Siffredo. Scegli, Jacques. Voi potete testimoniare che ero disposta ad aspettare un'occasione meno brutale. La sorte non ha voluto. Ora aspetto la sentenza. Vada, Siffredo. I nostri amici attendono il mio ritorno. Tra poco verranno e tenteranno di costringerti. Cedi all'amicizia. Guarda! Ascolta! Fanno delle luminarie in tuo onore! Ti acclamano. Senti la voce di questo popolo che ti chiama. Tra questa luce e quello scuro, cosa c'è? Cosa può mai scegliere? Un cieco.